Salve a tutti amici di YouTube e benvenuti in un nuovo video. Qui per voi oggi c'è Tarla e oggi vi porto la profile di un mazzo di merda, come potete vedere. E perché, dai, sì, detto tra noi, l'Exodia veramente, cioè, fa cagare in questo meta, poi fa cagare anche più di altri meta. Però allora, perché voglio portarvi la profile di un mazzo del genere? Ci tengo a precisare anche che è un mazzo che mi sta parecchio sul cazzo. Perché i mazzi antisportivi non li sopporto a prescindere. Allora, perché voglio portarvi una profile del genere? Beh, perché per due motivi principalmente. Il primo è che avevo già tutta la roba in casa perché avevo montato, cioè avevo già i 5 pezzi, tutte le altre carte ce le avevo già, e cioè i 5 pezzi ce li avevo, diciamo, per un fattore collezionistico, diciamo. E secondo, perché nella Premium Gold, in uscita brevissimo, anzi probabilmente per quando avrò pubblicato il video, l'espansione sarà già uscita e ristampano tutti e 5 pezzi di Exodia. In più, ristampando Pod, ristampando le Carcardine, le forze segrete, eccetera, è un mazzo che diventa piuttosto economico e quindi la gente magari che non vuole spendere tantissimo lo fa in fretta. Non perdiamoci in dettagli e partiamo subito con il reparto mostri. Ovviamente ci sono i 5 pezzi di Exodia come reparto mostri per forza. Poi abbiamo il 3x di Carcardì. Carcardì è in assoluto lo starter migliore perché ci aiuta subito a farci il più 1 in mano che ci serve di turno 0. Noi partiamo con CCD e mano magie barra trappole, settiamo tutto, mettiamo CCD e parte, in modo che ci possiamo andare a prendere dei peschini in più per il turno dopo. Poi giochiamo Triplo Battlefather. Sono assolutamente meglio gli Scarecrow. Io però avevo soltanto questi, quindi ho messo questi, ma se voi avete gli Scarecrow assolutamente mettete il 3x di loro. Questo perché lui, diversamente da Scarecrow, si prende Vanity e Skill Drain, che comunque in questo meta sono parecchio utilizzate, perché comunque Skill Drain la utilizza Clifford, mentre Vanity viene utilizzata ormai in tutti i mazzi praticamente. E quindi se fanno Vanity in dichiarazione di battle, lui non può risolvere. Ed è un casino perché potete prendervi un TK grande come una casa e se non avete delle altre set perdete. Poi giochiamo Monomax C. Perché Monomax C? Beh, innanzitutto perché Max C è buono soltanto a inizio partita, perché se lo peschiamo a mid game, il 90% delle volte chi gioca contro Exodia a metà partita c'ha il campo tutto già apparecchiato, perché tu ovviamente non hai parini per togliere gli mostri. Quindi di evocazioni speciali a metà gioco ne farà ben poche, se non addirittura non le fa. Ma invece se partiamo di primo turno con lui in mano, comunque l'avversario magari qualche special la fa, male che vada ci fa comunque pescare uno. Però comunque alcuni magari ti fanno pescare anche uno, due, perché non sanno che mazzo giochi, se partono loro di turno zero e quindi riesci magari ad avere dei più in mano subito che fanno comodo. Poi abbiamo One Day of Peace, fortissimo, non possiamo giocarne più di uno perché, vabbè, è limitata. La scheggia dell'avidità, questa qui, vabbè, cioè in sostanza la gioco perché è foil, però non è che sia granché, perché comunque è lenta, dobbiamo aspettare due turni prima di poter pescare bene di questa carta. Però diciamo che l'oppo la vede, cioè mi è capitato un po' di volte, l'oppo la vede, ti fa un tifone su questa e magari non ti prendi i tifoni su altre set che servono sicuramente di più, come per esempio le Reckless, eccetera. Poi andiamo avanti, abbiamo tripla Upstart Goblin e tripla Pot che sono assolutamente necessarie in questo mazzo. Finito anche il reparto magie, diciamo che il mazzo è la versione quella trappolosa, diciamo, di Exodia. Infatti ci saranno circa un 25 trappole, no, 25 no, ma saranno una ventina. E perché appunto il mazzo è, diciamo, la versione di Exodia più stabile, perché le altre, anche quella con i draghetti, con le cose
sì, dai, le pescatine, quelle che scartate il tuner, pescate il tuner drago e pescate due, cioè sono tutte più lente, no? E anche più instabili. Allora, come trappole abbiamo tre hope for escape. Questa è il peschino più grosso di tutto il mazzo. Se saputo gestire, vi fate davvero dei gran più uno in mano, se non dei più X terribili. Se giocato a metà partita, potete già partire da subito utilizzando gli Upstart Goblin, vi pompate di 1000, settate questa, poi dovete pagare 1000 di costo per questa, male che vada pescate uno. Però comunque è davvero grossa, perché a me è capitato di pescarci anche 4-5 con questa carta. Poi abbiamo i peschini veloci, diciamo, abbiamo le tre Legacy di Yatagarasu e le tre Jar of Greed, che queste pescano uno, aiutano a scremare velocemente il mazzo. E poi abbiamo le tre Reckless. Questo è uno dei pochi mazzi che non risente tanto del suo effetto negativo, diciamo, perché comunque noi cioè, è vero che saltiamo le due draw phase, anche se la usiamo anche nel nostro turno, però noi comunque andiamo a pescare, cioè sono alte le probabilità che troviamo altri peschini. Il mazzo è interamente composto di peschini, quindi comunque riusciamo a gestirci le giocate molto bene con questa carta. Poi abbiamo due fortune accumulate, ne gioco soltanto due perché questa carta qui, se ne hai due in mano di primo turno, è veramente un legno. Perché comunque fatichi un sacco a metterla in anello 4 di catena, cioè deve fare qualcosa all'oppo perché tu magari hai poco per riuscire a metterla in catena. Invece a metà partita è fortissima perché tu hai già il tuo gioco iniziato e quindi riesci a farla partire sempre. E poi abbiamo i paraculi, diciamo, ovvero i tre Roar e i tre Uwaboku, che sono le uniche carte del mazzo che ci aiutano a pararci il culo insieme agli Scarecrow. Ricordo che sono Scarecrow, non sono Battlefather, perché comunque noi soffriamo un sacco le difese, quindi bisogna trovare un modo veloce per difenderci. Questo mazzo, come avrete intuito, non gioca extra deck, anche perché i mostri che si giocano servono a ben altro. Volendo, alcuni giocano, potete usare un extra deck di sole fusioni, tutte fusioni a random, cioè potete mettere le fusioni che volete, perché alcuni di side giocano il prova a prendermi, la trappolina comune di Prio, che appunto vi fa guadagnare 3000 e fa delle combo buone con la Hope for Escape, facendovi fare delle gran belle pescate, perché vi fate più 3000 e poi pagate 1000 di queste e vi pescate più 2, o se avete anche già preso danno dall'oppo. E niente ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. E ci rivediamo in un prossimo video. Ricordo come sempre di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, lo Starnuto di Kabalzaus, e iscrivervi al canale YouTube. Qui dal vostro Tarla è tutto. Ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!